Quando mafia o nazismo vengono tirate in ballo, l'effetto è per il solito assicurato. Ed essendo di ambientazione siciliana, è facile capire di quale delle due cose ora si straparli. È la mafia chiamata in causa da Beppe Grillo come termine di paragone della crisi nella conferenza stampa post comizio palermitano. Qui anche la mafia, insomma, la mafia non ha mai strangolato il proprio cliente. La mafia prende il pizzo, 10%. Qui siamo nella mafia che ha preso un'altra dimensione, strangola la propria vittima. E le reazioni fioccano dure da chi dalla mafia ha visto uccidere i congiunti, come la vedova Grassi o lo stesso Claudio Fava, che pure fa parte della segreteria di Sinistra Ecologia e Libertà. Grillo, punta il dito Fava, parla come un mafioso, senza essere nemmeno originale. Gli stessi argomenti prima di lui li hanno già utilizzati Vito Ciancimino e Tano Badalamenti. Per quanto il confronto con la mafia non fosse con i politici, ma con la crisi, anche i partiti si sono fatti sentire. Mentre Granata di Futuro e Libertà definisce inaccettabili le sue parole, Bersani dice di esserne rimasto scosso e allibito. Gli avevo già sentito sdoganare gli evasori fiscali criticando la Guardia di Finanza perché fa i blitz. Aggiunge, ma si fa veramente fatica a sentir dire che la mafia non strangola. Parole con qualche effetto lo devono aver sortito, se è vero che lo stesso Grillo si è sentito poi oggi in dovere di precisare sul suo blog: dopo l'esordio mafioso mi mancava, avanti sparate le ultime cartucce, il leader del Movimento 5 Stelle spiega: la finanza internazionale non si fa problemi, le sue vittime, gli stati, possono deperire e anche morire, gli imprenditori possono suicidarsi come in Grecia e in Italia, spolpato uno stato si spostano nel successivo. La mafia ha tutto l'interesse a mantenere in vita le sue vittime, le sfrutta, le umilia, le spreme, ma le uccide solo se è necessario. Questo è il senso delle mie parole di ieri a Palermo, ogni sua chi malipans, ovvero si vergogni chi pensa male. Dov'è? Grillo assolve la mafia per attaccare lo Stato. Cosa Nostra non ha mai strangolato nessuno, al massimo chiede il pizzo, è virgolettato. Bah. Grillo, te posso dire una cosa? Soldi. Ma fartela piano, solo il coccio. La mafia non ha mai strangolato il proprio cliente. La mafia prende il pizzo, 10%. Qui siamo nella mafia che ha preso un'altra dimensione, strangola la propria vittima. Allora proprio non sa nulla della mafia, Grillo. Vabbè, dai Grillo, ha detto una cazzata. Ha detto una grande cazzata. No, lascia stare. Basta ragazzi, parliamo di cose frivole, spettacolo.